Preside, allora lei tiene a precisare alcune cose sulla vicenda che ha visto protagonisti i suoi alunni nella giornata di ieri. Sì, ci tengo a precisare il fatto che il sottoscritto è arrivato nel luogo di ritrovo, di partenza della gita, immediatamente appena stato avvisato. Ovviamente non sono stato avvisato immediatamente, per cui sono arrivato lì intorno alle 8:45, però ero presente, non appena saputo per l'appunto. Ci tengo a sottolineare che la scuola ha, diciamo, nel bando di gara ha modificato gli allegati venendo incontro alle richieste della circolare ministeriale che è uscita di recente, dopo i fatti della Spagna, ecco, diciamo così. E abbiamo messo quindi delle prescrizioni molto più rigide. Dal punto di vista mio ritengo che tutti i controlli abbiano funzionato perché noi abbiamo avvisato preventivamente la polizia stradale e abbiamo anche avvisato tutte le ditte vincitrici dell'appalto che avremmo fatto appunto questo. Quindi loro sapevano che ci sarebbero stati controlli. Ecco, le maestre comunque erano in diretto contatto con lei e quindi comunque si è potuti provvedere a supportarli in questa loro azione di rimediare a quello che si stava verificando. Guardi, io quando sono arrivato lì ho parlato con la polizia stradale, ho parlato con le maestre e mi sono accordato con loro sul da farsi. E ho parlato anche con l'autista. E a proposito di questo, devo dire che intanto le maestre fanno parte dell'istituto, quindi che si attivino non c'è nulla di strano, no? Che il sottoscritto ha messo a disposizione se stesso e gli uffici per eventuali altre richieste che fossero arrivate. Mi sono attivato con l'amministrazione comunale immediatamente affinché se non si fosse trovato un altro mezzo, i pulmini fossero subito pronti per riportare i bambini a scuola, ma le maestre giustamente mi hanno detto che non c'era un'altra data possibile per poter recuperare questa visita di istruzione, per cui avrebbero sopportato, diciamo, l'attesa di un terzo pullman per poi poter andare e così è stato fatto. Capisco i disagi, quindi questi non è che si possano cancellare, ovviamente i disagi non dipendono da noi, però me ne dispiace, è chiaro. Però ecco, c'è un insegnamento che qualcuno deve trarre da tutto questo, ma non certo la scuola, magari qualcun altro, cioè chi si occupa di trasporti, ecco, dovrebbe essere un pochino più serio e fare in modo che i propri mezzi siano a posto, soprattutto per quanto riguarda le gite scolastiche.